Ciao ragazzi e benvenuti sul canale Tandem. Un saluto da Stefano. E un saluto da Gabriele. Oggi facciamo una cosa nuova che non abbiamo mai fatto. È un unboxing. Chiaramente. Però andiamo a togliere dalle loro scatole i Mystery Minis dedicati a Suicide Squad. Film che è attualmente ancora nelle sale e che sta avendo un enorme successo comunque. Sì, pareri contrastanti, poi come si piaccia oppure no. Comunque diciamo che ha attirato molte persone. Due parole prima su che cosa sono i Mystery Minis, vai. Ok, i Mystery Minis sono queste appunto scatolette che vanno a riprodurre queste piccole figure, in questo caso legate al film Suicide Squad, ma la particolarità qual è? Che hanno un punto di domanda sulla scatola, come abbiamo già detto in un video, quindi non si sa quale personaggio ci sia dentro. Noi adesso andremo a spacchettare tutte e 12 le scatolette presenti in questo display. Non è detto che ci siano tutti e 12 personaggi. Esatto, magari abbiamo una serie di cloni o... Cazzo, speriamo di no, una serie. Allora, prima di cominciare, io vorrei trovare Harley Quinn... E il Joker, lo so già. No, Harley Quinn e il Diavolo. Ah, io invece vorrei trovare Harley Quinn anch'io. Ma però in quale versione? La versione quella bionda o la versione normale? Quella... la psicopatica. Ok. E poi il Joker, che è sempre psicopatico in entrambe le versioni. Va bene ragazzi, non so Gabriele, ma io non ce la faccio più, io voglio aprire. Iniziamo, vai, 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 andiamo! Taglierino? Qua. Eccoci qua, siamo pronti per cominciare, pari dispari. Pari. Dispari. Bli, blu, bla, le, giù. 5 dispari, inizialo a fare. Bene, intanto io, intanto che lui taglia, io vorrei dirvi che all'interno della, delle varie scatole si possono trovare Capitan Boomer, Deadshot in versione mascherato e non, Killer Croc. Sì, Croc, sembra un biscotto. Sì, Killer Croc. Un po' la scatola, ma tiro. Sì, sì, ma noi apriamo, apriamo così a bomba. E poi Harley Quinn, l'incantatrice, Katana e... siamo, ragazzi. E poi uno che non so sinceramente chi sia. C'è uno con i baffi. C'è un sacchetto nero. Eh sì, perché questo è proprio blind box fino alla fine. Fino alla fine tu non sai che cosa c'è dentro. Vediamo un po' il primo che sta aprendo Gabriele. Tac. Grande. Beh, Deadshot. Bello. Deadshot con la sua mascheretta. Sono molto più grandi di quello che pensavo e sono fatti molto bene. Io. Belli, bravi. Sì, 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 sono fatti veramente bene. E io invece adesso vado ad aprire la mia scatola. Andiamo a aprire la scatola. Che velocità il ragazzo. Sì, perché non ce la faccio più, ragazzi. Qua assolutamente. Comunque mi sembra bello, di essere tornato quando ero bambino che aprivo i regali di Natale. Notate anche una certa frenesia e anche un po' di emozione. Perché no? andiamo a vedere che cos'è. Io tocco. Lo sì, sto toccando. Fatta così suona molto bene. Eccolo qua, track, no, il Joker. Eccolo qua il Joker. Voglio vederlo. E intanto voi state guardando tutti questi personaggi e noterete i dettagli che sono esaltanti. Molto molto esaltanti. Bello. Ma non perdiamo tempo, andiamo, andiamo avanti. Via 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 il taglierino. Sì, serve. Qua tieni, track. Sì. Allora, queste qua le posso togliere che fanno mucchio come la plastica. E attento al taglierino che potrebbe farti molto male. Questo, guarda, le dita. Lo usiamo. Questo è un canale eco-friendly. Perché facciamo una raccolta differenziata, di quello che ha una capsa. Sì, è vero. Siamo dei primi in Europa, ragazzi. Perché come vedete, differenziamo la plastica dalla carta. Oh, no. Cacchio, Katana è bellissima, ragazzi. Che manoni gli hanno fatto a tutti? Sì, sì, veramente. Katana, bella, è qualcosa di eccezionale. Va, li metto di qua i miei. Vai. Come al solito voi li potete vedere nel dettaglio. Ho fatto canestro! Incredibile, incredibile. Allora, adesso io mi lancio in una... che cazzo è? In una apertura rapida. No, no, io... quando cerchi di prevedere le cose. Mi lancio in una previsione? Bravo! Bene! Tutto qua! Adesso mi lancio in una previsione e secondo me in questa scatola troverò Harley Quinn. Come potete vedere è sigillata, lo sto aprendo adesso. Io troverò Harley Quinn, perché volere is potere. Track, vediamo, mettiamo qua nell'angolo rifiuti. Porca miseria, vuole farlo scoppiare. Non ce la faccio. Pupazzo. Vediamo un po' cosa c'è, vediamo un po' cosa c'è, vediamo un po' cosa c'è. Joker. L'altro Joker. Joker che... però sono già tutti diversi, 4 diversi. Sì, 4 su 4. E in questo caso, intanto che tu apri la scatola, bravo, io vorrei raccontare ai ragazzi che ci stanno guardando in questo momento che questa versione di Joker è molto simile al cattivo che
alcuni di voi avranno visto nel film, lo chiamavano Gigrobot, perché lo zingaro, il cattivo di quel film, veramente ha preso tantissimo dal Joker. Bello. E soprattutto in questa versione veramente è uguale identico. Harley Quinn, lo sento. Va bene, se lo senti. No, direi di no, già dai piedi si capisce. Questo è Killer Croc. Che bello. Questo è Killer. Tutti diversi, ma che culo. Sì, ragazzi, allora, nonostante alcuni personaggi a me sinceramente, cioè, non piacciono, io non li ho mai sentiti, ma perché... sono carini visti così. Però sono bellissimi. Sono belli, sono veramente bene. Belli. Sono tutti delle magne enormi, comunque. Andiamo avanti. Dopo Killer Croc andiamo avanti e vediamo il mio terzo personaggio. Mio terzo, Dio, la terza scatoletta che appunto vado ad aprire. Un po' così curioso di sapere se la sorte sarà dalla mia parte oppure no nel trovare Harley Quinn. Tra l'altro adesso mi è venuto in mente come... Auguri! Buon anno! Mi è venuto in mente come si chiama il personaggio che non conoscevo, si chiama Rick Flag, ma sinceramente... È quello che trovo. Anche se non me lo ricordavo. No, questo è Capitan Boomerang. Ah, sono il cranio io. Questo è Capitan Boomerang, che tra l'altro il suo nome è molto strano, sai perché si chiama Capitan Boomerang? Forse perché è un boomerang. Ma guarda, tutto nasce quando era ragazzino, che praticamente aveva un carattere molto... Tu intanto vai avanti. Aveva un carattere molto difficile. Quando era in compagnia tutti lo mandavano via, no? Lo mandavano, e lui il giorno dopo tornava. Lo mandavano via e il giorno dopo tornava. Alla fine lo mandavano a fanculo e lui tornava sempre. E alla fine, cazzo, tornava come un boomerang. Andiamo avanti con la tua scatola. C'è il blocco bambini, no? Ok, sì. Funziona. Ma come viene messo tutto sbagliato? Così uno può pescare a caso. Ah, così, ok. Allora. No, non esco. Allora, le ultime 5 le facciamo a caso, ognuno prende quello che vuole. Non riesco ad aprirla. Tornando a bomba sul discorso dei Mystery Minis, dobbiamo dire che io adesso sto riguardando ancora nuovamente Joker. Sono veramente molto, ma molto belle. L'abbiamo già detto molte volte, però bisogna continuare a dirlo perché sinceramente... Come tutti i prodotti che ultimamente la Funko sta realizzando, la qualità sta salendo molto. Molto, molto, molto. Io sento Harley Quinn, quello mi sta chiamando. Cioè, qua è l'angolo proprio spazzatura. In questo caso è l'angolo spazzatura. No, questa è l'incantatrice. La vedova nera. Sì, ci sono dei personaggi che, devo dirvi la verità, ragazzi, se non si è veramente, se non si è veramente appassionati dei fumetti della DC Comics, la maggior parte di noi non li conosce. Conosciuti, sì. Come ad esempio l'incantatrice dovrebbe, se non erro, far parte della saga di Thor. Ah, ok, non lo so, sinceramente non lo so. Sì, perché è un insieme un po' di tutti i cattivi che fanno parte delle varie serie, del comics, eccetera. E tra questi devo dire che Katana! È quella che mi piace di più di tutti. Eccolo qua, un altro Deadshot. Ah, questi sono quelli che ho trovato io, è vero? Sì. Tu hai trovato... Allora, tutti facciamo, diversi, facciamo un riassunto. Ma sei sicuro che... dentro non ci siano tutti diversi ai bomba? No, teoricamente c'è sempre questa incognita. Potrebbero essere tutti diversi, però potrebbero esserci dei dubbi. Quindi ricapitoliamo, hai trovato l'incantatrice, hai trovato Deadshot con la maschera, poi hai trovato Katana, Killer Croc, Boomerang, Joker, anzi questi li ho trovati io, Boomerang e i due Joker, e Deadshot in versione Will Smith. L'ho trovato! Grandissimo, sì. Grandissimo. Non è la versione che volevo io, ma fa niente. È Harley Quinn in versione Batuage. Nel senso che sta battendo, Batuage. Andiamo avanti con il... Questa è un po' sbilanciata all'indietro, ma resta miracolosamente in piedi. Andiamo avanti con la terz'ultima scatoletta e vediamo un po' che cosa ci riserva la sorte. Tu hai trovato... Harley Quinn. Qua in versione elegante. Dolce vita. E vediamo un po' se io riesco a rilanciare. Vediamo se riesco a rilanciare e che cosa mi fa trovare la sorte. Non è Harley Quinn. No. Ma è Rick Flag, che è questo personaggio che sinceramente due stabilità. Io non conosco. Ultime due scatole, facciamo così, lanciamo questa. Sento la macchina. Allora, quale vuoi? Questa. Allora, ragazzi, chi trova Harley Quinn, se c'è, vince la puntata. C'è. Vediamo un po'. La scartiamo insieme. Si riesce senza taglierina. Si riesce, ma riesce. Sai, a me non volevo rompere la scatola. Ormai dalla frenesia io non ce la faccio più, ragazzi. Vediamo un po'. Aspetta, chi dei due riesce a trovare Harley Quinn, sempre che ci sia, perché c'è sempre questa incognita che ci possa essere anche un doppione.
tac tac tac, apriamo, apriamo. No, no, aspetta un attimo, insieme, insieme. Allora, al mio via, 3, 2, 1, via. Porca vacca. L'ho trovata. Beh, io guarda che ho trovato Diablo. Capito, è presente? Beh, però voglio dire, tu volevi trovare quello. Io volevo trovare Diablo. Che bella, l'ultima, cavolo. Ragazzi, che dire. Giuro che non l'abbiamo fatto apposta. Cioè, ma come fai a fare apposta? Cioè, non si sa che cosa c'è dentro. Bellissima, è bella. Però, come si diceva prima, volere is potere. The power is possible. What I can't get. No, non è vero. Comunque, eccoli qua, tutti schierati, i Mystery Minis, per esattezza i 12 Mystery Minis, dedicati a Suicide Squad. Sono come gli apostoli. Sì. Manca Giuda. Coincidenza. Coincidenza. Bene ragazzi, come facciamo, come abbiamo fatto negli ultimi video, e quale personaggio... Giusto, qual è il vostro personaggio preferito fra questi, quello che, a cui non potreste mai rinunciare o che... Vi piace di più della serie dei Mystery Minis? Che se comprate uno di questi volete trovare? Scrivetecelo nei commenti, perché nel sondaggio ci sono solamente le 5 possibilità da poter inserire. Esatto, quindi ragazzi, questo da tutto, l'unboxing è finito, ci vediamo al prossimo video sempre qui sul canale Tandem, quindi un saluto da me, che sono Gabriele, e un saluto da me, che sono Stefano. Ciao!